Box. 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 Luca Tanda, siamo a 6 mesi dalla tragedia di Rigopiano, oggi tutti riuniti proprio sul luogo, ancora per ricordare ma per non far cadere l'attenzione. Siamo qui per ricordare, per non far cadere l'attenzione, per commemorare, per avere delle testimonianze di altre associazioni che hanno avuto la nostra stessa disgrazia, perché poi sono tutte disgrazie che perdere figli, perdere fratelli, perdere genitori, sono disgrazie che anche se cambia lo scenario, il sentimento è sempre lo stesso. Questo non ci facciamo capace, perché non si può morire di lavoro, non si può morire per un giorno di vacanza, non si possono interrompere i sogni di ragazzi che sognavano le cose che sogniamo tutti i ragazzi, e purtroppo l'abbiamo infarti per una mano sbagliata. Insieme all'associazione nazionale, che siamo stati gli ultimi ad entrare all'interno e speriamo che rimaniamo tali, è proprio quello, vogliamo cambiare il sistema giudiziario affinché queste tragedie non succedono mai più. Gli incidenti possono capitare, ma queste sono tragedie che tanti di noi possono dire stragi. Volevamo dedicare un po' di canzoni ai nostri cari, e abbiamo deciso di, proprio con Alessandro Cavallucci, che tutti ricorderanno, era il musicista dell'albergo, perché per 9 anni è stato su con tutti i ragazzi e suonava queste canzoni. L'abbiamo voluto fortemente, vogliamo chiudere gli occhi e immaginare che è ancora lì quell'albergo, ancora la sua musica echeggia nelle varie stanze dell'albergo.
Grazie. Diciamo che questa è un'iniziativa diversa dalle altre che era solo commemorativa, perché oggi abbiamo avuto la fortuna di essere qui con altri comitati, con altre associazioni come quelli San Giuliano di Puglia e Viareggio, e quindi noi speriamo comunque sempre di essere l'ultimo comitato che si forma per questo tipo di tragedie, e da oggi credo che cambierà il nostro modo di agire, nel senso che non è più una commemorazione fine a se stessa, ma sarà più un pungolare, uno stuzzicare coloro che hanno permesso tutto questo. Il fatto di unirsi con altre associazioni, che cosa potrebbe cambiare in questo sistema? Ma noi fondamentalmente siamo gli ultimi arrivati, come dicevo prima, e gli altri ci aiuteranno, ci stanno dando dei consigli su come agire, su cosa, dove intervenire, e sulla loro esperienza basarci e cercare di fare come loro, che hanno avuto anche il coraggio di andare avanti e di proseguire la loro battaglia. Boss.